Oggi a tutti ragazzi, sono Alien e sono qui in forma breve per informarvi riguardo i cambiamenti messi in atto durante questa manutenzione programmata che d'ora in avanti si farà sempre di giovedì, dalle 9 alle 12, ma vi darò anche qualche altra piccola informazione al di fuori della manutenzione. Procediamo con ordine comunque. Riportando il post di Nacciai di Ubisoft tratto dal forum ufficiale internazionale, possiamo vedere che sono state apportate varie modifiche al gioco, alcune delle quali davvero necessarie. Per esempio, era venuto fuori che le armature con l'attributo protezione dagli elite, invece che diminuire i danni inflitti proprio dai nemici con la barra gialla, in realtà li aumentava. Quindi, per esempio, se alcuni di voi avevano più o meno un 20-30% di protezione dagli elite, in realtà vi beccavate il 20-30% di danni in più. Bene, questo problema è stato risolto, dunque l'attributo funzionerà come dovrebbe. È stato anche risolto un bug che permetteva al talento riabilitato di rimanere attivo quando usato in combinazione con la granata fumogena. Questo bug di fatto permetteva, per esempio, di curarsi all'infinito, quindi immaginate i vari vantaggi che qualcuno poteva avere in zona nera specialmente. Ecco, a proposito di zona nera, è stato risolto anche un glitch che permetteva ad alcuni giocatori di attraversare i muri usando una scala, mentre l'animazione Jumping Jack era attiva, e ne ho visti di energumeni che in zona nera non facevano altro che ammazzare gente, arrivare a grado 5 e glitcharsi nei muri. Quelli sono davvero il peggio del peggio del peggio. Bene, la pacchia per voi è finita. Per quanto riguarda l'incursione, non sarà più possibile sparare all'interno dell'incursione quando si resta al di fuori di essa, quindi continuano le ondate di fix giustamente alle incursioni per far fronte ai nuovi glitch che vengono scoperti. Bene, questi sono i cambiamenti che troveremo a partire da oggi, ma parliamo un attimino del futuro. Hamish, il community developer di Massive che conduce lo State of the Game, stream di Twitch dove Massive parla dei cambiamenti in arrivo del gioco, ha annunciato che si sta lavorando ad un bilanciamento delle armi, e non mi meraviglio visto lo strapotere dei mitra sia in PvP che in PvE, ma non solo, direi anche lo strapotere dell'M1A o anche dell'M44. Insomma, credo sia giusto bilanciare queste armi in modo tale da rendere anche le altre una scelta possibile invece che far girare l'intero metagame su alcuni archetipi di armi. Quando questi cambiamenti saranno online non è dato saperlo, né ci sono dettagli certi su cosa andranno a bilanciare nello specifico, ma di sicuro vi informerò quando sarà il momento. Un'ultima cosetta interessante: secondo un utente di Reddit che avrebbe fatto un lavoro di data mining, ovvero un'analisi del client di gioco attraverso il codice di programmazione, sarebbe venuto fuori, badate che questo è solo un rumor, quindi prendetelo con le pinze, che nella patch 1.2 dovrebbero comparire le missioni in zona nera, missioni tipo ricerca di segnali, eliminazioni di boss con un nome, difendere un luogo specifico e così via. Proprio come i gear set nella 1.0 che erano già presenti ma dovevano essere solo attivati, beh, potrebbe essere la stessa cosa anche per le eventuali missioni della zona nera, proprio perché, ripeto, secondo questo data mining queste missioni sono già presenti nel codice di gioco ma aspettano solo di essere attivate. Si parla anche di un nuovo tipo di ricompensa a zona nera. Il tutto comunque avrebbe senso, visto che il prossimo aggiornamento chiamato Conflict, beh, apporterà proprio delle modifiche alla zona nera. Staremo a vedere, amici miei. Bene, è tutto per adesso. Io, come al solito, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Alien vi saluta. Love and peace, agenti.